correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci sono paesi in cui il limite non c'è e l'evasione fiscale è bassissima. Non siete d'accordo? No. Sono parole di Piercarlo Padoan, ministro dell'economia del governo Renzi e del governo Gentiloni, dei governi PD. Sono parole di Piercarlo Padoan, del PD, sostenuti dal PD. E io sono d'accordo col ministro del PD Carlo Padoan. Sono d'accordo col ministro del PD Piercarlo Padoan. Per questo io confermo che metteremo mano al tetto, al contante. Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Vi presento subito i nostri ospiti per partire da qui, dalle parole che avete sentito di Giorgia Meloni, che hanno dato un po' il carattere, il tono alla giornata di ieri, alla replica che in realtà però era piena anche di altri contenuti e anche di altre, come dire, posizioni forti anche nei confronti dell'opposizione che ieri ha parlato con le dichiarazioni di voto. Allora, intanto bentornato a Claudio Tito, Repubblica, corrispondente da Bruxelles, ma anche analista, editorialista politico. Bentornato ad Alessandro Campi, politologo dell'Università di Perugia. A Daniela Preziosi del Domani, firma del Domani. Buongiorno Daniela. Buongiorno, grazie. E vedo già collegato il senatore Stefano Candiani della Lega. Molto sorridente perché Candiani questa accentuazione di questo tema, anzi proprio l'inserimento di questo tema ieri, nella giornata di ieri e nella replica, questo è tutta opera della Lega, è stato Salvini ieri a dire contante prima, parlare del contante, è così? Beh, guardi, allora, mi compiace innanzitutto per il fatto che sono state prese in contropiede anche le opposizioni, perché poi in effetti si gioca in squadra, quindi un giocatore passa la squadra all'altro e tutti si va a gol. E indubbiamente abbiamo iniziato anche in maniera molto significativa, anche simbolica se vogliamo, però a marcare la distanza tra un modo di dire e un altro di fare. Come dimostrato poi con le dichiarazioni di Padoan, insomma, la stessa sinistra va in contraddizione poi, ma soprattutto si scrive l'agenda, cioè non è che si sta ai temi che impone il PD andando a fare le sue polemiche. Definiamo un'agenda di governo, definiamo anche un'agenda a partire da questioni significative. Beh, ma anche simboliche. Avete definito un'agenda che non era strettamente quella del discorso, delle comunicazioni del Presidente del Consiglio né della replica del giorno prima alla Camera. Quindi c'è la Lega che deve far vedere che strattona. No, aspetti. Su questo la fermo subito e dico ovviamente le cose si fanno condivise. Tant'è che ieri abbiamo preso una posizione che è stata subito fatta proprio e assorbita dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni in Senato. Cioè si fa un passo avanti tutti, abbiamo delle sensibilità, ma ci sono anche degli aspetti simbolici sui quali poi ovviamente si fa dibattito. E ribadisco, non è il PD a decidere che cosa deve discutere la maggioranza, ma è la maggioranza a imporre la linea sull'azione di governo e poi portare al dibattito. Chi è favorevole e chi è contrario, vale su una cosa, vale sull'altra, varrà anche in futuro. Ecco, però questo è già una cifra di governo, cioè si cambia. Allora, vedo collegata, eccola, non l'avevo salutata prima, Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico, europarlamentare, quindi ovviamente non era né al Senato né alla Camera, ma ha seguito ovviamente queste giornate così dense di politica a Roma, e le chiedo subito sul contante, anche perché sono state, Giorgia Meloni ha elencato paesi europei dove non c'è il tetto al contante. Bisogna anche dire poi che Piercarlo Padoan in realtà si era pentito di quella dichiarazione, questo dobbiamo raccontarlo perché fu oggetto di un grande scontro al tempo del governo Renzi. Piercarlo Padoan prima coprì questa decisione che fu di Renzi di innalzarlo, ma non quanto chiede la Lega, da 1.000 a 3.000 euro, e Piercarlo Padoan poi disse è stato un errore. Moretti. Sì, innanzitutto buongiorno. Io credo che questo sia un errore l'alzamento del tetto al contante, è un errore perché già noi, grazie agli sforzi
fatti dai precedenti governi che hanno appunto facilitato e promosso l'utilizzo della carta e delle carte elettroniche, avevamo avuto una riduzione del 50% dell'uso dei contanti, con una conseguenza positiva sulla lotta anche rispetto all'evasione fiscale. Ricordiamo che il nostro paese è uno dei paesi europei dove c'è una altissima percentuale di evasione fiscale. Per cui io credo che questo sia un primo errore di questo governo. Ricordiamo che soltanto paesi come la Romania, la Bulgaria utilizzano ancora contante e consentono un utilizzo di un contante così elevato. Per cui penso che questo sia un errore grave e mi auguro che ci possa essere un ripensamento. Allora, Claudio Tito, comincio con te, perché anche tu hai un osservatorio europeo su questo, però starei anche alla questione politica, cioè al fatto che questo tema è diventato abbastanza dominante nella giornata di ieri e comunque in questi due giorni, come bilancio di questi due giorni in cui il discorso dava una visione complessiva. Anche questo ci dice quale sarà l'impronta del governo di destra-centro. Guarda, sì, in parte sì, in parte è comunque un cavallo di battaglia della destra in Italia. In parte devo dirti che io ho l'impressione che sia uno di quei temi sollevato in questa fase per coprire una difficoltà. La difficoltà riguarda la prossima legge di bilancio. La prossima legge di bilancio, Giorgia Meloni un po', secondo me, già nella replica al Senato ieri l'ha fatto capire, sarà una legge di bilancio con dei corridoi molto stretti, con delle capacità di spesa strettissime, e quindi buona parte, larghissima parte delle promesse fatte in campagna elettorale non potranno essere rispettate, non potranno essere rispettate adesso, ma nemmeno, io penso, nei prossimi anni. E questo mi sembra un po' un boccone lanciato a un pezzo di elettorato per intanto tranquillizzare. Dopodiché sarà un boccone lanciato e che io temo provocherà delle conseguenze sugli anni futuri proprio nel controllo dei bilanci del nostro paese, sul controllo del debito pubblico e sul controllo dell'evasione fiscale. Daniela Preziosi. Beh sì, sono d'accordo con Tito. C'è un paper, l'abbiamo girato ieri sui social dove era possibile, della Banca d'Italia, che si chiama Questioni di economia e finanza, e dell'ottobre del 21, che racconta del rapporto tra contante ed economia sommersa. Si intitola, sai come si intitola? Pecunia Olet. E io trovo che il fatto di aver utilizzato una questione che aveva diviso fortemente la sinistra, il centrosinistra, utilizzando quelle frasi di Padoan, che però erano state poi smentite, credo che sia una cosa un po' così da cabaret, perché appunto alzando i toni ha cercato di lateralizzare la questione oggettiva, che è l'uso del contante e il suo rapporto con l'economia sommersa, con la piccola economia sommersa. In generale in questi giorni abbiamo visto così una Giorgia Meloni che, quando ha un tema di difficoltà, penso anche per esempio ieri a un pezzo di un tiratissimo intervento dai 5 Stelle a proposito delle eventuali vicinanze tra le radici culturali e militanti di Fratelli d'Italia e il neofascismo, anziché rispondere nel merito, la butta un po' in caciara. Del resto è molto cambiata Meloni della Camera a quella del Senato, il che vuol dire che le critiche, che fossero del PD, che fossero dei commentatori, erano giuste. Alla Camera lei era stata molto sulle generali, ieri al Senato è dovuta scendere più nel dettaglio, però si tratta sempre di piccoli dettagli. Anche sul PNR resta evasiva
Perché secondo me dietro c'è la difficoltà di cui parlava Tito, una finanziaria difficile e in qualche misura spaventosa, ed è un peccato che lei la butti un po' su queste cose, diciamo, un po' da cabaret. Ieri su quella cosa di Padova ha fatto un po' di cabaret, però insomma siamo ai primi passi di questo governo e di questa premier, sono certa che poi i fatti hanno la testa dura e dovrà, diciamo, scendere sempre più sul concreto, con meno slogan e più aderenze alla realtà. Alessandro Campi, è stato così diverso Giorgia Meloni ieri nella replica dalla giornata precedente, cioè dal discorso che al Senato è stato semplicemente depositato, quindi era identico ovviamente. Le repliche sono state effettivamente diverse. Qualche variazione era richiesta, perché appunto le si era imputato di aver fatto, diciamo, una sorta di manifesto programmatico senza però indicare provvedimenti, misure concrete, anche se su questo terreno, insomma, il grosso del lavoro andrà fatto nei prossimi giorni, anche al Senato, se ci si è limitati, insomma, Candiani l'ha detto in maniera molto sincera, a, come dire, battaglie che hanno un altissimo valore simbolico, però hanno un impatto pratico poi alla resa dei conti molto, molto, molto basso. Tra l'altro credo che sia questa un po' una cifra della politica italiana, in generale della politica contemporanea, cioè tanto più ci sono margini molto stretti di manovra dal punto di vista delle politiche economiche, per l'insieme dei vincoli che hanno tutti i paesi, l'Italia ancora di più in virtù anche della sua situazione di bilancio, tanto più sposti, diciamo, l'attenzione nel rapporto con l'elettorato e con l'opinione pubblica sulle battaglie identitarie, perché... Quindi è un elemento identitario, ma anche per la destra, perché tutti questi pezzi, adesso vedo Repubblica, ma non soltanto Repubblica, il tema, ecco, anche La Stampa, il tema della... Elsa Fornero dice, se anche, si intitola il suo editoriale, se anche Giorgia premia l'illegalità, no? Però guarda, ognuno chiaramente la legge in modo insomma, cioè libertà, peculiare, libertà, ma il centrodestra non è chiaramente favorire l'illegalità, significa proporre un modello di Stato meno oppressivo, che non entra, insomma, in maniera così pervasiva nelle tasche dei cittadini sino a volerle tracciare qualunque spesa, e lo Stato tirano, un vecchio cavallo di battaglia del berlusconismo. Del berlusconismo sì, ma anche della destra, che però della destra che è molto meno liberale nelle sue origini. La Meloni ha fatto proprio nel suo discorso alla Camera, lei ha avuto accenti in questa direzione, ha parlato proprio dello Stato tiranno, perché questa espressione. È l'idea di uno Stato che deve intervenire sulle questioni essenziali, ma poi non deve... circuire la libertà dei cittadini in ogni dimensione. La polemica di ieri, per esempio, sul Covid, cioè non ripeteremo quel modello di gestione dell'emergenza sanitaria che abbiamo visto, in fondo va nella stessa direzione. Anche lì la polemica sottostante qual è? Hai avuto, diciamo, un sistema di controllo che è stato troppo pervasivo, peraltro si ritiene nemmeno molto efficace, noi culturalmente ci muoviamo su un altro registro. Detto questo, siamo appunto a livello delle enunciazioni molto teoriche e molto di principio, ma attenzione, perché se vale per la destra vale anche per la sinistra. È il vero problema che cercavo prima di esprimere. Se guardi, diciamo, le dichiarazioni di voto delle opposizioni, ognuno ha giocato la sua carta, appunto, uno potrebbe dire in termini di cabaret, laddove il cabaret è la ripetizione un po' scontata di cliché che servono soprattutto a rassicurare te stesso e i tuoi elettori, ma non definiscono, diciamo, un terreno di battaglia vero. Il centrodestra pensa di andare avanti facendo cose del genere? No. Ma il centrosinistra pensa di andare avanti, per esempio, rievocando lo spettro della P2 ogni volta che parli di presidenzialismo, o creando delle connessioni un po' in forma di cortocircuito ideologico tra l'ipotesi di revisione costituzionale e le connessioni tra il fascismo e criminalità mafiosa, e il teorema di Scarpinato. Cioè, attenzione, perché rischiamo tutti di rinserrarci su, diciamo, un terreno rassicurante. Un rassicurante però in una situazione... Che tutto impedisce un dialogo che dovrebbe esserci tra maggioranza e opposizione. Poi soprattutto non ha nessuna traduzione pratica, perché nel primo caso prendi misure così che soddisfano l'elettorato, ma poi come impattano sull'economia. Nel secondo caso adotti posizioni
che, come dire, bloccano in realtà qualunque ipotesi di cambiamento. Non è vero che si è usciti dai simboli, dice Alessandro Campi. Ci torniamo, perché naturalmente di scarpinato anche con Alessandra Moretti, poi nell'ultima parte della trasmissione avremo anche ospite Andrea Orlando. Ci sono anche temi, questo tema è molto forte, però volevo tenere ancora lo spunto che veniva sia dall'analisi di Claudio Tito e da quella di Daniela Preziosi con Candiani, perché volevo chiedere proprio questo: la manovra in effetti si muoverà la legge di bilancio si muoverà su un corridoio molto stretto, e anche la Lega, che in campagna elettorale e nella ultima fase del governo Draghi ha chiesto tanto di fare altro deficit, per esempio, riporrà quella bandiera dello scostamento di bilancio, Candiani? Beh, teniamo conto di una cosa: qualsiasi manovra è stretta oggi, non è che stiamo scoprendo improvvisamente che fuori fa freddo o che l'acqua calda scotta. È evidente che tutto va fatto con equilibrio e buon giudizio. Cioè, noi non abbiamo mai parlato di uno scostamento di bilancio fatto fine a se stesso, ma in funzione di una crisi economica e di una necessità, nel momento in cui è lento il meccanismo europeo per ammortizzare il costo dell'energia, di un provvedimento nazionale che riesca a dare una mano alle nostre imprese e ai bilanci familiari. Quindi è tutto da mettere in relazione, altrimenti vuol dire ovviamente mettere mano successivamente agli ammortizzatori sociali, perché chiudono le imprese, ci sono i licenziamenti, l'economia va in recessione e le famiglie non hanno più soldi per arrivare a fine mese. Quindi in un modo o nell'altro la questione va affrontata. È chiaro che più siamo obbligati ad andare in queste direzioni e più il binario resta stretto. Si può magari decidere la velocità dell'azione di governo, ma non la direzione, cioè che si debba andare in una direzione che dà sostegno alle imprese o alle famiglie, l'hanno capito tutti. Poi guardi, maggior deficit, per farci capire meglio, resta l'extrema ratio, come aveva detto Giorgia Meloni e come non aveva detto la Lega, diciamo, durante la campagna elettorale? Guardi, io mi prendo anche la responsabilità di fare un po' la Cassandra. Non è che abbiamo fatto gli uccellacci del malaugurio, semplicemente abbiamo fatto tesoro di un'esperienza che ci dice che l'Europa, che dovrebbe essere il risolutore di questa situazione, agisce in maniera spezzettata e certamente troppo lenta rispetto all'avanzare del problema. Quindi più si lascia passare il tempo e più ovviamente quella necessità di scostamento diventerà ancora più impellente, perché nel frattempo, ovvio, le bollette vanno pagate, i bilanci familiari vanno saldati, le imprese devono riuscire a pagare i propri stipendi. Quindi non è questione di farle in un modo o nell'altro, è questione di essere pragmatici. Il che non significa non attuare il programma o, come dice qualcuno, dovevano farlo nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, è già diventata la seconda o la terza. Gente, la prima questione è evitare che il Paese vada in recessione o che comunque in ogni caso la crisi economica sia ulteriormente peggiore e si produca disoccupazione e perdita di capacità della nostra economia. Poi naturalmente tutto il resto ne deriva, ma un programma si declina sui 5 anni di governo, non sui 5 minuti o sul giorno singolo. Va bene, e in maniera molto concreta noi lo ribadiamo, cioè attenzione, chiaro, perché il tempo trascorre. Chiaro, allora, chiaro anche il richiamo ai 5 anni, anche su questo poi torniamo, perché Alessandra Moretti, su questi aspetti di politica economica e la legge di bilancio che si dovrà fare. Ma innanzitutto io sono d'accordo anche con Tito quando dice appunto che questa forma, diciamo, di cabaret nasconde una effettiva preoccupazione e difficoltà sulla prossima legge di bilancio, su cui effettivamente non è stata espressa alcuna parola. Voglio ricordare che tutti abbiamo a cuore famiglie e imprese e tutti vogliamo aiutare famiglie e imprese, dipende come, con quali provvedimenti. Se il primo provvedimento annunciato è quello di aumentare il limite al contante, beh, non stiamo andando verso la direzione giusta, visto che anche il recupero dell'evasione fiscale è un modo per sostenere i bilanci. Dopodiché noi come centrosinistra abbiamo sempre affermato che una delle prime cose che va fatta è l'abbattimento del costo del lavoro, perché ha un senso, quello cioè di sostenere ovviamente le imprese e quello di sostenere però anche i lavoratori, aumentando per esempio i salari, e
quindi salari più bassi che vanno finanziati. Candiani dice con cosa lo finanzieresti, anche se per la verità o sei in crescita, se no devi andare a spostare. Aspettate però un momento, perché l'ho interrotto, vorrei almeno la cortesia di ascoltare quello che sto dicendo, perché no, Moretti, non ti voglio interrompere, ti do solo degli spunti. No, un momento. Dopodiché, Candiani, per favore, cosa finisce fondamentale che non è stata detta e di cui nessuno ha sentito parlare è come verranno utilizzati, per esempio, i 200 miliardi erogati dall'Europa, che non è vero che va tutta spezzettata, perché il collega, diciamo, giustamente richiama i 5 anni. Vorrei ricordare al collega che qui in Europa noi abbiamo a che fare con 27 governi e 27 parlamenti diversi, quindi liquidare il lavoro europeo come un lavoro lento, certo, dobbiamo mettere d'accordo 27 parlamenti e 27 governi. Voglio vedere se dentro questa maggioranza, che già litiga sulle questioni fondamentali, riusciranno a dare, diciamo così, delle soluzioni veloci al Paese. Io credo che, per esempio, sulla questione delle bollette, sul rincaro del prezzo dell'energia, non sia stato detto nulla. Ecco, sono queste le questioni su cui l'opposizione vigilerà e farà, diciamo, la sua parte. Non farà quello che dice... Non avete detto nulla. Io ho sentito momento, il Candiani... Candiani. Ma dovete dire, no, soprattutto non dovete dire nulla. Voi. Siete voi. No, perché sennò sembra di sentirla Moretti, che fanno ovviamente la lezione il giorno dopo. Perché è troppo comodo. Moretti, ieri c'era il dibattito in Senato e poi il giorno prima alla Camera. Il cabaret, purtroppo, lo abbiamo sentito dagli interventi della Serracchiani o della Malpezzi, dove non c'erano dentro le risposte dell'opposizione ai problemi che sta elencando adesso. Ma dovete darle voi le risposte al Paese. Perfetto, adesso. Infatti le daremo e ce la prendiamo queste Però noi invece dobbiamo dare la pubblicità, vi chiedo scusa, a dopo. Se no l'economia si ferma anche con questa. Eh sì, la nostra sicuramente. È per me un motivo di soddisfazione riprendere la parola in Senato dopo 9 anni e farlo proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta di affidare il governo del Paese alla coalizione di centrodestra. In questa situazione noi, naturalmente, non possiamo che essere con l'Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l'Ucraina. Per tutto questo noi dobbiamo lavorare per la pace e lo faremo in pieno accordo con i nostri alleati occidentali e nel rispetto della volontà del popolo ucraino. Su questo la nostra posizione è ferma e convinta, è assolutamente chiara e non può essere messa in dubbio da nessuno per nessun motivo. Allora, Daniela Preziosi, il ritorno di Berlusconi dopo 9 anni, la Russa gli ha detto anche bentornato, il Presidente del Senato, dandogli la parola. Assolutamente, tra l'altro la Russa è un presidente che commenta gli interventi, per cui, ma da sempre, non da quando è Presidente del Senato. Il ritorno di Berlusconi... Che due ritorno è dopo le intemerate dei giorni scorsi? È sufficientemente rassicurante per Giorgia Meloni? Beh, avete visto, avete dato il sorriso, diciamo così, di Giorgia Meloni quando sente che Berlusconi deve fare due cose in quell'intervento. Il primo, appunto, deve dare rassicurazioni a Meloni, ma diciamo anche, l'aveva anticipato a Mattarella, insomma, al Paese, alle cancellerie internazionali, che quegli audio stranamente usciti fuori da quella riunione dei parlamentari, diciamo, non rappresentano la linea di Forza Italia, e quindi questo lo fa nella parte di intervento che avete mandato. E l'altra cosa che fa è rivendica la primazia, anzi la sua genitorialità totale sulla coalizione di governo, che lui continua a chiamare centrodestra. In realtà adesso è chiaramente destra-centro, perché Meloni, Fratelli d'Italia, vale più del doppio, insomma, delle altre forze messe insieme, però dice in sostanza: io ti ho fatto.
Per cui insomma ricorda a Giorgia Meloni che se sta lì è perché c'è stato lui 28 anni fa a fondare questa coalizione. Quindi mi sembra molto, i due messaggi che doveva mandare sono arrivati. Poi c'era un gioco di sguardi, anche questo l'avete colto nel filmato, c'è stato un gioco di sguardi tra Gasparri e La Russa con Berlusconi che sforava parecchio sui tempi e di preoccupazione un po' in generale su come finisse questo intervento. C'è un po' di apprensione da parte dei suoi, comprensibile, ma insomma Berlusconi ha segnato le due cose che doveva fare. Posso dire solo una piccola cosa, non so se parleremo di opposizioni, forse no, prima certo, diceva professore, sì. Il professore Campi, ma le preoccupazioni del governo per quanto riguarda il gioco parlamentare non verranno, come abbiamo già detto, nella sostanza dalle opposizioni, che sono assolutamente sfrangiate e incapaci di avere una strategia comune, che sarebbe anche molto utile al Senato, dove i numeri poi non è che sono così trionfali. Le preoccupazioni della maggioranza, se ci saranno, come si è già visto in questi primissimi giorni, se ci saranno, verranno tutti dalle forze della maggioranza. In questi due giorni Giorgia Meloni è stata un po' meno al Senato ma moltissimo alla Camera, soprattutto la leader di Fratelli d'Italia. Quando alla Camera ha rivendicato la coerenza di essere stati sempre all'opposizione, chiaramente parlava per sé, per il suo partito, non parlava per la Lega che è stata al governo con Draghi, prima ancora con i 5 Stelle, e non parlava neanche a Forza Italia che è stata al governo con Draghi e nelle legislature precedenti anche con Letta. Claudio Tito, questo ritorno di Berlusconi, il filo da torcere viene dagli alleati o diciamo la rassicurazione di ieri, anche se un po' da demiurgo, con l'aria così del demiurgo? Beh, guarda, sicuramente i problemi verranno dalla maggioranza e non dall'opposizione, anzi c'è stato un pezzo d'opposizione che ieri Matteo Renzi ha pubblicamente aperto un canale di dialogo. Non so se l'avesse aperto anche in precedenza, però sicuramente ieri lo ha fatto. Quindi, L'altro ieri lo aveva già fatto sulla commissione, l'ipotesi della commissione d'inchiesta sul Covid, ieri sul presidenzialismo sì, in modo molto forte. Sì, lo dicevo anche sul voto sulle elezioni dei presidenti di chissà, Camera e Senato. No? Questo certo, almeno quello nessuno è irrivendicabile. Nessuno lo può dire, nessuno lo può sapere soprattutto, ma ci sono state nella settimana scorsa degli scambi di accuse diciamo pubblici, no? Quindi, però quello nessuno ne ha la prova o la testimonianza. Ieri sicuramente c'è stata un'apertura di dialogo, quindi è evidente che le tre opposizioni presenti in Parlamento sono tre opposizioni divise, spaccate e al momento non in grado di costituire un problema per questa maggioranza. Per la Meloni i problemi invece verranno in parte da Forza Italia e secondo me in larga parte dalla Lega. Forza Italia, sai, il problema è che quello è un partito al tramonto, insomma si sta asciugando. Ieri a me è sembrato che l'attesa nei confronti di Berlusconi è l'attesa che hanno i nipoti preoccupati nei confronti del nonno, da cui ci si può aspettare qualsiasi reazione a pranzo, no? qualsiasi show, magari di fronte ad amici con cui uno non vuole fare brutta figura. Dopodiché le rassicurazioni che ha dato sono rassicurazioni formali ma non sostanziali, perché anche sull'Ucraina qual è il Berlusconi vero? È questo qua di ieri in Senato paludato oppure quello più libero dell'assemblea dei gruppi parlamentari di Forza Italia in cui ha sparato contro Biden, contro Zelensky, di fatto contro la NATO? Cioè, ha accreditato la versione, diciamo, esatto, russa. E secondo me il fattore ancora più delicato è la Lega, perché è vero che negli ultimi giorni alcune mosse sono state imposte da Salvini e Salvini è storicamente, diciamo storicamente almeno negli ultimi 10 anni, uno che non riesce a programmare un'azione politica negli anni. Ha bisogno di cavalcare l'onda costantemente, è come se stesse perennemente in campagna elettorale.
Ed è vero che l'Italia è perennemente in campagna elettorale, purtroppo, però lui riesce a concepire la sua azione politica soltanto in quel modo. E quindi questo, come è stato sul contante, io penso che un aspetto fondamentale lo sarà anche per quanto riguarda la gestione dell'emergenza migranti. Ecco, quello sarà un problema per Giorgia Meloni. E un aspetto di cui non abbiamo parlato, in qualche modo ho l'impressione che Giorgia Meloni, la frase che ha detto ieri sui manifestanti della Sapienza, sia stata una risposta, diciamo, anche dal punto di vista della comunicazione a Salvini e a quello che stava facendo il Ministro degli Interni e la sua Guardia Costiera. Quindi non diretta soltanto, diciamo, era parlare, come si dice, a nuora Ilaria, insomma, sì, Cucchi. Perché... Dopodiché è una cosa, diciamo, è davvero singolare che un Presidente del Consiglio dica sui manifestanti sostanzialmente è giusto picchiarli, perché la polemica sui manifestanti della Sapienza era se era giusto o meno che intervenisse a colpi di manganello, che intervenisse in quel modo, certo. E non ha detto una parola su quel punto. Teniamo un po' separate, risentiremo queste parole. Volevo ancora chiedere, prima di, visto che hai detto che il problema è la Lega e qui c'è Candiani ci dice tutto, però volevo prima sentire rispetto a Berlusconi, alle alleanze, anzi anche Alessandro Campi, i problemi possono venire più dalla Lega, da questo attivismo, come dire, irreprimibile di Salvini? No, bisogna capirsi un po' su che significa problemi, cioè qual è il limite che superato il quale, cioè, il governo va in crisi. Cioè lei dice non romperebbero mai, potrebbero continuare così in eterno. Noi abbiamo in testa un modello molto preciso che è il governo giallo-verde, sì. No? Quando a un certo punto Salvini fa aperte. Saltare il banco, però perché lo fa? Perché evidentemente è convinto di avere un orizzonte davanti a sé estremamente favorevole. Se è un partito in crescita esponenziale che si sta mangiando il suo alleato di governo, e soprattutto se è convinto che l'unica soluzione sia il voto anticipato, che ti favorirà e quindi uscirai trionfale da quell'appuntamento. Non è esattamente lo stesso scenario. Anche il governo Draghi. Non è esattamente lo stesso scenario. In questa fase c'è un problema di recupero di immagine e anche di recupero politico, perché la Lega ha perso, però tutto questo non può configurare, come dire, un logoramento talmente lungo e talmente forte da mettere in crisi il governo, perché a quel punto sarebbe un suicidio politico bello e buono. Allora, quello che probabilmente accadrà è che ci sarà un tentativo dei due alleati, e questo Giorgia Meloni secondo me dovrebbe capirlo, lei è a capo di una coalizione, quando sei a capo di una coalizione devi ovviamente tenere conto delle esigenze dei tuoi alleati, anche se minori. Il vecchio modello democristiano, i democristiani non sbeffeggiavano mai i loro alleati minori del 2-3%, li stavano a sentire, li assecondavano, perché le coalizioni funzionano così, quindi c'è anche, dire, un problema di buon costume politico. Però ripeto, da qui a immaginare che questo governo entri in crisi a breve perché Salvini e Berlusconi non vedono l'ora di, come dire, riprendersi la scena. Perché non ci sono maggioranze alternative, l'alternativa è solo il voto, è così, non, almeno no, per... Non c'è alternativa, ma non avrebbe veramente nessun senso politico. Dopodiché attenzione, visto che parliamo di Salvini, perché il punto che centrava Tito secondo me è molto importante. Cioè lui dovrebbe capire che questo attivismo, che probabilmente risponde anche un po' al suo carattere, con te l'abbiamo definito una volta un situazionista politico, un eccesso di movimentismo, è stata esattamente la ragione della sua crescita esponenziale, ma della sua altrettanto rapida caduta nel consenso. Cioè questo atteggiamento che poi porta alla saturazione convince gli elettori che non sei molto affidabile se, come dire, apri sempre nuovi fronti e poi cambi continuamente idea. Allora forse su questo dovrebbe proprio strategicamente operare un reset. Se diciamo, vuoi, diciamo se vuoi così, riprendere giro, la scena, così lo devi giro, giocare su tempi politici più lunghi. Potrebbe giocare su tempi politici più lunghi, perché in effetti ne abbiamo viste. Se mettiamo in fila, non so se poi la regia, perché avevamo preparato le foto, ma poi non so se siamo riusciti, insomma, se è possibile. Abbiamo avuto... in ordine abbiamo avuto la foto con l'ammiraglio della Guardia Costiera, abbiamo avuto nella stessa giornata il vertice con Giorgetti e tutti i responsabili economici, con il ministro, quindi insomma
proprio alla vigilia del discorso della fiducia. Poi c'è stato la cena con Piantedosi e poi rivendicare i migranti. Poi il contante. Cioè, se li mettiamo in fila nel giro di pochissimi giorni... Troppa roba. Ecco, Candiani, un po' troppa roba e può continuare così. Beh, per l'interesse vostro di cronaca, ovviamente sì, perché se no di cosa parliamo dopo? No, guardi, siamo pieni di argomenti. Fuori dalle battute, ognuno ha il suo ritmo, ognuno ha la sua caratteristica, ognuno ha la sua anche sensibilità. Il professor Campi, che tra l'altro spero di non pentirmene, fa sempre delle analisi molto lucide, ha messo in evidenza un po' questi elementi. Cioè, poi noi abbiamo il nostro passo, è un po' come un maratoneta rispetto a un centometrista piuttosto che un mezzo fondo, ma tutti si partecipa a quel medagliere che porta poi la nazionale ad avere più medaglie rispetto alle altre. Cioè, è evidente. Cioè, lei dice che non si arrabbierà a un certo punto, perché qualche segnale l'ha dato Giorgia Meloni, non si arrabbierà di questo atteggiamento? Guardi, poi ci si calibra sempre, però è evidente che non possiamo né adeguarci a tempi troppo brevi, perché necessariamente ci sono delle dinamiche che hanno necessità di essere declinate in tempi più lunghi. Come è altrettanto vero che non possiamo trascurare che ci sono delle emergenze, e alle emergenze si risponde istantaneamente. Cioè, si devono mettere, se c'è un allagamento chiudi subito la falla da dove entra l'acqua, se c'è l'incendio metti mano subito. Però Campi, Campi, Salvini è stato questo carattere, mettiamo, per semplificare, è stato sì all'origine di una grande ascesa, però poi anche della caduta. Sì, però non vi seguo sulle secche, sulle sabbie mobili del carattere delle persone. Faccio un'altra riflessione, che tanto sulla stabilità del governo dipenderà dalla capacità di affrontare i problemi che sono reali nel Paese. Perché anche qua è vero che non esiste un'alternativa rispetto al governare per chi ha vinto le elezioni. È vero che non esiste difficilmente, forse tranne Renzi, che cerca di fare ovviamente come sempre un po' il corsaro andando da una parte all'altra e aspettando l'opportunità per infilarsi, per l'opposizione non esiste un'alternativa rispetto all'opposizione in questa fase, ma è altrettanto vero ed è certo e sicuro che ci sono dei problemi che hanno bisogno di risposta. Qualcuno lo si può rispondere, ripeto, con tempi più o meno brevi o lunghi, medio periodo, insomma, tutte le riforme strutturali del Paese, eccetera. Altri, come il caro bollette, quello che evita che il Paese vada in recessione, hanno bisogno di risposte subito. Chiaro, aspetti secche. Perché c'è cioè, Claudio Tito, velocemente, perché poi vorrei sentire Alessandra Moretti. Io sono d'accordo con Candiani sulla premessa, ossia che questa maggioranza non ha alternative in questo quadro non politico, perché devo dire che l'opposizione mi sembra complessivamente abbia l'encefalogramma piatto, quindi non... Il punto è che però le condizioni esterne che si possono determinare, cioè crisi economica molto pesante, spread avanzatissimo, recessione, ecco, tutto questo invece può determinare, come è successo in passato, una condizione in cui l'alternativa è, si compone di fatto. Cioè un'altra unità nazionale sull'emergenza, sì, che mette fine però a un governo politico con una vittoria come Daniela Preziosi. No. Certo. Dal futuro, io sarei con Candiani, cioè il futuro non possiamo prevederlo e va bene. Io invece dico solo una piccola cosa, vorrei dire come nasce il governo Meloni. Il governo Meloni nasce per la crisi del governo Draghi, che gli alleati, che in quel momento stanno in maggioranza con Draghi, cioè Forza Italia e Lega, fanno saltare approfittando di una papera clamorosa. Aspetta, prima. Professore. La crisi, dice la crisi Draghi. No, sto dicendo un'altra cosa. Gli alleati, cioè Lega e Forza Italia, approfittano di una clamorosa papera dei 5 Stelle, clamorosa papera, perché in quel momento Giorgia Meloni è in grandissima ascesa e loro bloccano 6 mesi in anticipo quella grandissima ascesa. Questo è l'atto di nascita del governo Meloni, che comunque il centrodestra, la destra centro, quello che è, avrebbe vinto, cioè comunque poteva crescere ancora di più, secondo te? Di più, tant'è che Giorgia Meloni non ha l'esplua. Candiani sta facendo dei no tremendi, ma con certo, la mano. Ma è normale, no, che faccia dei no tremendi. È normale, vabbè. È normale, però non ha preso il 34 di Salvini o il 33 dei 5 Stelle. Non è questione di percentuali. No, certo. Però fatemi andare, fatemi...
È chiaro. Le faccio solo questa. No, mi dovete far andare da Alessandra Moretti a questo punto. Velocissimo, guardi che vince sennò... le elezioni chi va compatto davanti agli elettori, non chi va frazionato. Noi ci siamo andati compatti. Non so cosa sarebbe accaduto nella primavera successiva. Sì, ma io ho detto un'altra cosa. L'avete fatto cadere per non fare crescere troppo Giorgia Meloni, questo sto dicendo. No. Va bene. Poi se vuole argomentiamo e discutiamo. Argomentiamo, però questo un momento. Vorrei andare da Alessandra Moretti perché l'opposizione è un po' sul banco degli imputati. Subito ce l'ha messa Candiani all'inizio. Per la verità un po' ci si è messa da sola, questo forse lo possiamo dire. Le farei sentire Renzi un momento e commentare, così andiamo un po' alla questione uniti, separati, con chi e contro chi. Sentiamo Renzi. E ancora l'ultima, e poi vengo a lei, Presidente. Il, la, Y. Per me la Presidente, io la chiamo la Presidente. Si può chiamare anche con l'asterisco se vuole, non credo. Ma il punto fondamentale è che tutto si può dire alla Presidente Meloni. Tutto! Ma proprio sul fatto del suo essere donna andiamo ad attaccarla. Cioè, scusate, la 31esima Presidente del Consiglio, dopo 30 maschietti, è una donna, ha vinto la sua battaglia dentro il suo partito, ha vinto la sua battaglia dentro la sua coalizione, ha vinto la battaglia alle elezioni, io la contesto, voto contro la fiducia, ma di tutti gli argomenti che possiamo trovare è andare a attaccare il fatto della rappresentanza femminile. Questa, ragazzi, non è ridicolo, questo è masochismo, cioè andiamo sugli argomenti. Presidente Meloni, ma lei si è messa d'accordo con loro, perché altrimenti non si spiega. Allora, Alessandra Moretti, masochismo, c'è un masochismo dell'opposizione, si è focalizzata sul merito, sulla questione degli articoli, del genere, insomma, o invece state soltanto, siete un po' spiazzati, come possiamo dire? Allora, un po' di show lo fa sempre Matteo Renzi, lo fa anche bene, a me sta molto simpatico. Bisogna dire che senz'altro alcune battute, alcune argomentazioni a mio avviso non sono state centrate, nel senso che è evidente che il fatto che noi abbiamo la prima donna Presidente del Consiglio è un fatto che colpisce positivamente tutte e tutti. Quindi su questo voglio dire non c'è discussione, non ci deve essere alcuna discussione. Ha sbagliato Deborah Serracchiani? Possiamo dire questo? Scusi? Ha sbagliato Deborah Serracchiani a fare quella, a dire le donne un passo indietro? Ma allora, Giorgia Meloni è evidente che non è un passo indietro rispetto agli altri uomini della coalizione, è riuscita a metterli tutti dietro e tutti zitti, devo dire, era meravigliosa quell'immagine in cui lei appunto parlava di fronte ai giornalisti e dietro di lei Berlusconi e Salvini si davano delle occhiate abbastanza imbarazzate e infastidite, per cui questo lo dobbiamo considerare, e lo dobbiamo talmente considerare che secondo me la questione femminile anche dentro il PD è una questione che noi dobbiamo, diciamo, portare a galla e analizzare, non con i piagnistei che mi hanno francamente stancato e credo che abbiano stancato molti, ma lo dobbiamo fare con un'analisi sulla nostra anche identità, sulla nostra credibilità. Noi dobbiamo prima di tutto capire quali sono le nostre parole d'ordine, quali sono le nostre proposte, le nostre idee, a chi vogliamo rivolgerci e a come vogliamo dire le cose, no? Per cui è evidente che il Partito Democratico è in un momento difficile. Voglio ricordare a tutti che abbiamo passato anche momenti peggiori, abbiamo passato delle scissioni, altri segretari si sono dimessi. Ecco, io credo che prenderemo questo tempo, che a mio avviso è troppo lungo, perché dovremmo avere la capacità in momenti eccezionali di essere anche rapidi, ma abbiamo uno statuto e delle regole che sempre rispettiamo, che ovviamente ci inchiodano purtroppo a dei tempi novecenteschi. Io credo però che ritroveremo la nostra direzione. Devo dire anche che anche il Partito Democratico non farà un'opposizione con pregiudizi, ma giudicherà il governo per quello che farà, e se il governo farà delle cose buone per l'Italia appoggerà il governo, come ha fatto anche Giorgia Meloni quando ci sono state delle questioni che il governo precedente poneva. Per esempio sulla guerra. La cui maggioranza è molto sfrangiata riesca a dare delle risposte. Per esempio anche sulla guerra avrete l'atteggiamento che Meloni ha avuto con il governo Draghi e la maggioranza di cui anche il PD ha fatto parte? O ci saranno dei cambiamenti e il congresso metterà
in discussione la linea tenuta fin qui? Devono fare i conti con il Movimento 5 Stelle. Ma guardi, allora, certo, naturalmente mi dice, aggiunge questo il professor Campi, facendo i conti con la concorrenza di Conte, che sembra molto dinamico. No, no, ma infatti il professor Campi azzecca la domanda, nel senso che è evidente che nel campo, diciamo, largo del centrosinistra sul tema dell'Ucraina ci sono posizioni diverse. Io penso che noi dobbiamo stare sempre all'interno del quadro disegnato dall'Europa, dalla NATO, dal contesto internazionale. Noi siamo perché si arrivi alla pace rafforzando l'Ucraina. C'è chi invece, diciamo, vuole arrivare alla pace rafforzando Putin, per cui noi continueremo, diciamo, nel solco tracciato dall'Europa. Dobbiamo però proseguire con le trattative di pace. È difficilissimo, diciamo, sedersi ad un tavolo, diciamo, con Putin, che ha ancora la pistola puntata addosso a Zelensky. Credo che un ruolo importante lo debbano giocare gli Stati Uniti, ma un ruolo fondamentale lo deve giocare l'Europa. E guardate, l'Europa non sarà autorevole abbastanza se non cambierà, questo purtroppo nel lungo periodo, anche qui le regole, no? Ci sono e vanno rispettate, ma insomma è una questione dirimente il tema di una difesa comune, di una, certo, però di una, mi sembra anche con tempistiche purtroppo non sovrapponibili. Ci dobbiamo fermare, esatto. Ancora pubblicità. Per uno come me, che è cresciuto con la cultura del multilateralismo, pensando agli accordi di Helsinki del 1975, no, che cercarono un po' di ridurre le tensioni tra il blocco sovietico e gli Stati Uniti, insomma si fa un po' fatica a sentir dire decideranno gli ucraini. Certo, gli ucraini, va rispettata la loro volontà, sarebbe meglio dire deciderà la comunità internazionale nell'interesse dell'Ucraina. Noi pensiamo che questa strada debba essere percorsa e che ci siano le condizioni di poterla percorrere, proprio grazie ad una storia e ad una tradizione che lei in primis ama di questo paese, che sul fronte della politica estera vede l'Italia in una posizione di diplomazia e di capacità di poter condizionare lo scenario geopolitico internazionale. Per queste motivazioni, naturalmente, e augurando buon lavoro, ricordando che la durata di un governo è naturalmente proporzionale anche alla capacità da parte di tutti di fare squadra, favorevole. Grazie. Allora, abbiamo ripreso la parte finale della dichiarazione di voto del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, perché questi contenevano altri due elementi di frizione, adesso possiamo dire, o comunque li vogliamo chiamare dei distinguo, però credo che questo sia evidente. Uno, la posizione nel merito sull'Ucraina, dove c'è una linea diffusa, una linea che Giorgia Meloni ha documentato: la pace è quella giusta, diciamo, la pace deve essere giusta e questo essere giusta lo decide l'Ucraina. Qui non c'è la stessa linea assolutamente, e in più quella coda, Candiani, è un po' più forte e un po' più minacciosa anche del modo in cui lei stesso ha messo la questione dei 5 anni. Chiedo prima a Claudio Tito se vede questo distinguo, se c'è, e poi a Candiani eventualmente di... Ma il distinguo è abbastanza evidente, perché se il capogruppo della Lega dice che non, sulla pace, sulla tregua o sulle sorti comunque dell'Ucraina non decidono gli ucraini, è esattamente il contrario di quello che ha detto Giorgia Meloni qualche minuto prima. Quindi è esattamente il contrario, ed è la linea, diciamo, di un movimento pacifista o pseudo pacifista che si sta sviluppando nel nostro paese. A me sembra assurdo, perché significa che gli ucraini non possono decidere su quali debba essere i propri confini, la sorte dei territori occupati dai russi, e che quindi debbano in qualche modo rassegnarsi a una volontà esterna.
è come se nel 45 ci fosse un pezzo d'Italia in cui dicevano, beh, siccome nel nord Italia c'erano i tedeschi, lasciamo il nord Italia alla Germania e tutto il resto accontentiamoci di tutto ciò che c'era da Roma in giù. Cioè, è un po' paradossale. E il secondo aspetto è chiaramente una minaccia. È la minaccia che fa seguito a quegli atti di cui abbiamo parlato di Salvini. È un modo per dire o ti comporti bene oppure noi Candiani. Siamo autonomi. Occorre distinguere... Distinguere e distinguo. Ma sì, ma un conto... senza che se la pigli, Tito fa molta... molta sintesi delle questioni. Dipende da quello che dice, se me la piglio o non me la piglio, però. Sì, no, dico che fa molta sintesi, cioè è chiaro che nel fare sintesi si tagliano poi dei dettagli che non sono insignificanti. Cioè è evidente, porto io veramente, lo dico, metto avanti le mani, cioè esaspero il ragionamento. Se gli ucraini vogliono menarsi con i russi e i russi con gli ucraini e portano alle estreme conseguenze l'intero mondo, abbiamo o non abbiamo il dovere di mettere fine a questa diatriba tra i due, al netto del fatto che gli ucraini abbiano ragione perché sono aggrediti? Ecco, evitiamo anche che ci siano condizioni che vanno oltre un limite che non voglio neanche nominare, e ci siamo capiti, perché lì ci sono... Adesso in Europa vengono rinnovati gli arsenali nucleari, dall'altra parte ci sono i russi che parlano di bomba sporca, gli ucraini che accusano i russi. Occhio! Che stiamo scherzando col fuoco. Il concetto era un po' questo. Sì, però cioè, io la riporto benissimo, però diciamo la porto a un piano strettamente politico interno, forse togliendo qualcosa alla discussione sul merito che abbiamo fatto tante volte. Beh, e anche in altre sedi. No, il merito è naturalmente fondamentale, però ieri era una giornata anche particolare, la giornata in cui si votava la fiducia su delle comunicazioni, le comunicazioni del Presidente del Consiglio su quel capitolo non dicevano quella cosa lì. Al di là, no, diciamo... No, Sardoni, guardi, io su questo lo confermo e lo ribadisco. Cioè, al netto del fatto che, lo diciamo anche a prova di somari, l'Ucraina ha ragione, i russi hanno torto, se però gli si lascia campo libero e questi cominciano a menarsi oltre un certo limite, e già secondo me siamo oltre un limite accettabile, o interviene la comunità internazionale, ma proprio in maniera seria, perché non ci sia un'escalation, sono a rischio di evitare un'escalation. Quello che diceva ieri Romeo in sintesi era questo. Poi non ci era, sono lei dice non varie... era una correzione della linea di Giorgia Meloni, non lo so, prego. A me sembrava una musica diversa, però uno spartito. Fare chiarezza è questione di capirsi sulle parole. Fare chiarezza ed essere chiari è molto più corretto che rimanere nell'equivoco. Il proverbio dice che è meglio diventare rossi prima nella discussione che non smorti poi nel fine della discussione, quando ormai il danno è fatto. Non decidono gli ucraini, però decidono i russi, messa così. Ma scusi, ma abbia pazienza, Tito, le ho appena detto un'altra cosa. L'Ucraina la stiamo armando, sì. Abbiamo adesso il rinnovo degli arsenali nucleari in Europa, quegli altri parlano di armi nucleari. No, ma non mi riferivo a quello che ha detto lei, mi riferivo a quello che ha detto il suo collega Romeo. Perché nell'ultima frase di Romeo ha detto non decidono gli ucraini, ho riferito e l'ha sentito pure lei. Ma che non decidano, ma che non decidano gli ucraini, forse l'hanno capito tutti nel momento in cui abbiamo, virgolette, mandiamo sia soldi che armi, perché questo è quello che sta tenendo in piedi l'Ucraina. Evidente che su questa cosa però bisogna essere chiari. Però anche Macron, cioè si è sentito Macron, vabbè, comunque si è sentito Macron, anche Macron dice decidono gli ucraini. Prego. No, questo la mia impressione è che c'è talmente poca fiducia nel lavoro che possono fare le opposizioni per mettere in crisi questo governo, che ci si affida agli alleati della Meloni con la speranza che siano loro a risolvere la partita. Perché allora io torno al punto di prima, questo è un governo di coalizione. Il governo di coalizione vuol dire che ci sono identità che si sommano e che però tendono anche a distinguersi. Quindi abituiamoci anche alle sfumature, no? Alle differenziazioni, senza immaginare che quelli siano i punti di rottura. È un terreno molto particolare. Perfetto. Dove invece... Però lo sapevamo già in fondo che ci fossero sensibilità diverse. Sì. Sullo specifico però, adesso appunto, per evitare di fare le esegesi delle parole, delle sfumature, degli sguardi e coglierci processi che in realtà non ci sono... in realtà ha detto una cosa, diciamo, molto nel segno del realismo, nel senso che non smentisce necessariamente la posizione della Meloni. Noi siamo alleati
politico-militare dell'Ucraina. Ora, gli alleati non è che si limitano a fornire armi e poi diciamo, sul campo decideranno appunto le armi che noi vi forniamo. In questo momento c'è una direzione strategico-militare sostanziale del fronte occidentale. Gli ucraini sono in prima linea, ma diciamo, tutto il lavoro di intelligence, il lavoro di informazione strategico lo stiamo facendo noi per conto degli ucraini, eh? Non è che gli ucraini fanno tutto ed è stato decisivo anche nel ribaltare un po' le sorti della guerra. Lo stesso discorso vale sul fronte politico-diplomatico, non appena ci saranno le condizioni sul campo che consentiranno di aprire anche su quel versante. Lì il protagonismo degli alleati dell'Ucraina, a partire dagli Stati Uniti, sarà assolutamente decisivo ai fini della risoluzione del conflitto. Allora, partiamo pure dall'idea che nella Lega ci possano essere diciamo, ambiguità che vanno risolte, però non le coglierei in quella posizione che mi sembra anche una posizione di realismo, perché dire debbono decidere gli ucraini è una bella frase ad effetto. Sì, ma... che però non corrisponde poi alla prassi... Che ha un significato molto preciso nei posizionami. Io proprio perché sono d'accordo che ci sono contrasti interni che possono essere potenzialmente pericolosi, dico anche che non era minacciosa la chiusa di Romeo, dura 5 anni. Insisto, è un governo di coalizione, i partiti hanno diciamo, esattamente il allora copione, vale il copione che abbiamo Berlusconi. Visto in campagna allora elettorale. Vale anche per Berlusconi quando ha detto di Putin, invece tu hai due partiti che sono tendenzialmente stressati dal risultato elettorale. Quando Berlusconi ha dato la sua versione su Putin... No, quando Berlusconi ha dato la sua versione su Putin c'è stata una reazione. Ma non è esattamente la stessa cosa questa dichiarazione. È un conto di dichiarare una cosa in un'aula parlamentare in dichiarazione di voto. Non forziamola in quella direzione perché non è così. A maggior ragione. Daniela Preziosi, Alessandra Moretti. Facciamo diciamo, una cosa. La proiezione ideale di un tavolo di trattative, ecco, cioè se ci fosse questa cosa al momento diciamo non sembra che ci sia. Ma se ci fosse, in quell'intervento che è stato fatto al Senato, c'è scritto sostanzialmente, diceva che non c'erano gli ucraini in quella cosa. Invece gli ucraini devono essere i principali attori, non si possono fare... Ma è così. Infatti lei dice no, giustamente, perché l'idea è come quella... Aspetti, non voglio attribuirle una cosa che dice Putin, dico... Anche Putin ha intenzione di discutere non con gli ucraini, cioè la necessità di discuterne con Biden. Ora, questa cosa è pragmaticamente evidente che l'Occidente, la NATO hanno un ruolo molto importante. Se non ci fossimo stati tutti i paesi che hanno sostenuto militarmente con gli aiuti l'Ucraina, di tutto ciò non si parlava, quindi è chiaro che l'Occidente, la NATO sono importanti, ma d'altro canto resta che non si può fare nessuna pace alle spalle dell'Ucraina e quella se possiamo almeno concederci questo, quell'intervento sembrava dire questo. Poi lasciamo perdere che sappiamo che Biden è molto diciamo determinante in questa partita, ma in quell'aula dove le cose pesano ed è un posto formale, oltretutto si votava una risoluzione che diceva un'altra cosa, in quell'aula quella roba pesa, secondo me è impossibile da negare. Sono due versioni opposte di una pace. Non si può fare la pace alle spalle dell'Ucraina. Dire che dobbiamo, possiamo dire che dobbiamo evitare l'escalation? Sì, cioè oggettivamente. Sì, però ma questo non alle c'entra parole, con dire alla valutazione l'Ucraina politica. Non è a quel tavolo. Chiedo scusa perché abbiamo c'è l'Ucraina. Tempo. Sì. A quel tavolo ci deve essere l'Ucraina. E comunque ripeto che siamo alla valutazione politica di quelle parole dette nel contesto della giornata di ieri. Tutto qui. Alessandra Moretti, per chiudere questa parte della trasmissione, volevo chiedere però anche a lei, non sarà, diceva prima Alessandro Campi con malizia, l'opposizione si affida diciamo alle divisioni della maggioranza, è un po' così in questa fase? Anche la stampa vedo. No, guardi, innanzitutto sulle valutazioni la stampa fa il suo mestiere, esatto. Professore Campi, la stampa fa un'analisi. Scusa, allora, sulle valutazioni che avete fatto adesso, ha detto delle cose. Si affida analiticamente a Russia e la guerra. Io Russia sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Daniela Preziosi, cioè ci sono due strategie diverse ed è evidente che la Lega e la stessa Forza Italia hanno su questa partita una posizione equivoca e ambigua.
E lo dice la storia e lo dice anche il ragionamento e l'intervento che ha fatto Romeo ieri al Senato. Allora, c'è una strategia che punta, che è quella europea della comunità internazionale, a rafforzare l'Ucraina per far sì che si sieda su quel tavolo che Putin invece non vuole, evidentemente ancora, no, costruire, perché comunque non riconosce Zelensky e non vuole riconoscere l'Ucraina. E c'è chi invece vuol far sì che quella trattativa sia esclusivamente tra Stati Uniti e Russia. Allora, io credo che noi dobbiamo invece continuare a proseguire nell'obiettivo della pace e nella strategia della pace. Ci mancherebbe, la pace la vogliamo tutti, non è che c'è chi la vuole di più e chi la vuole di meno, però bisogna vedere come si arriva a quel tavolo. Dopodiché le opposizioni, a mio avviso, soprattutto al Senato, come avete giustamente riconosciuto, dove i numeri della maggioranza non sono così, diciamo, eclatanti, l'opposizione deve dialogare, deve trovare una strategia comune. E quindi questa è la vera sfida. Per noi oggi è più difficile con... Quindi strategia comune, comune un coordinamento. Non dobbiamo fare i conti anche con la realtà. Però dobbiamo riconoscere che dobbiamo iniziare un dialogo, e per noi il congresso, la fase congressuale, l'individuazione di un nuovo leader e anche di una strategia, delle idee, delle proposte, perché se il leader non ha niente da dire, evidentemente siamo appunto a capo, saremo in grado poi di farlo. Ci dobbiamo una fermare. Che non c'entra, solo una precisazione che non c'entra ancora, diceva Moretti. Gente, sulla questione dei numeri della maggioranza in Senato... abituatevi a ricordarvi che adesso abbiamo un Senato da 200 e una Camera da 400, quindi guardate che difficilmente nei prossimi anni, nelle prossime elezioni politiche, quando volete, ci saranno più di 214, 215 di maggioranza Senato e 114, 115 e 235, 230 alla Camera, perché i numeri sono quelli, sono quindi, piccoli. Ricordiamo, sì. Però è molto enfatizzata. Va bene, dobbiamo fermarci però, pubblicità e dopo c'è... tecnica. No, certo, e poi così ci dà modo di ricordare che la fiducia ieri è passata in effetti con 115 voti di maggioranza. Ci fermiamo, grazie agli ospiti di questa prima parte, restate con noi dopo la pubblicità. Allora, di nuovo in diretta, do il buongiorno e il benvenuto ad Andrea Orlando, del Partito Democratico, ex ministro del lavoro nel governo Draghi. Tante cose da dire sull'opposizione, che è un po' sul banco degli imputati, anche l'opposizione in queste ore, però invece vorrei cominciare da una sua valutazione sintetica, se la dovesse dire, come si fa in queste, in qualche gioco televisivo, in tre aggettivi... Come le è sembrato questo debutto di Giorgia Meloni? Le è sembrata diversa dalla Camera e al Senato? Le repliche, il tono? No, un'indubbia professionalità, la novità che di per sé è portata dal fatto che per la prima volta una donna sia alla guida del governo del nostro paese, e fascia in qualche modo la solita destra, nel senso che dopo pochi giorni della vittoria delle elezioni siamo a parlare di... strizzate d'occhio agli evasori fiscali e di nuovo polarizzazione sul tema dei migranti. Mi pare, diciamo così, che non ci siano grandissime novità. Forse c'è un po' l'aggiunta del presidenzialismo. Tutte e tre le cose in comune hanno un fatto: il tentativo di non parlare della questione fondamentale, che in questo momento è come si affronta il caro bollette, come si affronta la stagnazione dei salari, come si affronta l'aumento degli affitti per le attività commerciali e per gli studenti, e come si affronta in generale, diciamo, il tema del rischio di una crescita delle diseguaglianze del nostro paese. E mi pare, diciamo così, che siano state messe in campo una serie di armi di distrazione di massa. Io credo che l'opposizione debba avere la capacità di sottrarsi a questa trappola. E quindi, perché la sensazione è che l'opposizione abbia scelto, anche il Partito Democratico, qualche bersaglio... se non sbagliato, perché poi ogni bersaglio è legittimo naturalmente, però un po' residuale, in alcuni casi anche contraddittorio, appunto le donne, la parola merito, che insomma, e magari non concentrarsi su altro, o sarà che sull'altro potrebbe esserci invece l'aspetto di continuità? Io non credo che ci sarà un aspetto di continuità, perché...
vedo, diciamo così, tutte le difficoltà di questa fase e non ho sentito parlare e citare una cosa. Gli interventi che si sono fatti fino a qui si sono realizzati anche grazie a una scelta che è stata la tassazione degli extragetti, degli extraprofitti che si sono determinati nei grandi gruppi dell'energia. Io credo che quella sia una strada che andrebbe continuata. Su però ha detto di sì ieri, l'ha detto nella replica Giorgia Meloni. Vedremo, se fosse stato il cuore dell'operazione non sarebbe stato nella replica. Nella replica, dice, mi pare abbastanza evidente. Io credo che, diciamo così, noi dobbiamo cercare di evitare, come dire, di andare dietro agli elementi su cui ci cercano di distrarre e stare sulle questioni fondamentali, salari, affitti, pensioni, costo della vita, caro energia. Io penso che l'opposizione debba incalzare su questo, con delle proposte, salario minimo, lotta alla precarietà, introduzione di elementi che consentano un'effettiva eguaglianza nei salari tra uomini e donne. Insomma, se ci attestiamo su questo, io credo che ci sia uno spazio significativo. E se andiamo dietro, diciamo, in qualche modo a quelli che comprensibilmente sono le forme attraverso le quali si cerca di parlare d'altro, rischiamo, secondo me, di non cogliere anche le opportunità politiche che si determinano, ma soprattutto di non rispondere alle domande che vengono dal Paese in questo momento. Senta, l'opportunità politica la sta cogliendo invece Conte, secondo lei, con la difesa del reddito di cittadinanza, addirittura minacciando la piazza e dicendo no a un decreto che si dovrà rifare perlomeno come cornice, poi dopo adesso sull'invio delle armi? Guardi, Conte approfitta, diciamo, di una situazione di passaggio nella quale cerca di far dimenticare che gran parte delle scelte che sono state compiute anche dal governo uscente sono state condivise dal Movimento 5 Stelle. Questo gli va ricordato con nettezza e con determinazione. Dopodiché è chiaro che ci sarà una competizione col Movimento 5 Stelle sul tema della rappresentanza del disagio sociale, che può essere una competizione o anche in alcuni passaggi una cooperazione. Il punto fondamentale è non lasciare quel tema. Se venisse cambiato il reddito di cittadinanza da Giorgia Meloni, voi andreste in piazza con il Movimento 5 Stelle? Ma guardi, qui ora non è che tutti i giorni noi dobbiamo dire quando andiamo e quando andiamo in piazza. Quando si va in piazza si decide sulla base di manovre che immagino avranno più obiettivi, non è che saranno solo sul reddito di cittadinanza, ci saranno tante ragioni per valutare quel tipo di manovra. Modifiche le chiedevate anche voi? Fatto sta che, no, le modifiche sono già state fatte. L'unica modifica che va fatta al reddito di cittadinanza è renderlo maggiormente compatibile con il lavoro stagionale, quindi consentire che si possano per una certa fase sommare i due redditi. I controlli sono stati implementati. Le politiche attive del lavoro, se le regioni fanno il loro lavoro, consentono di vedere chi vuole andare a lavorare e chi non ci vuole andare, e quindi vediamo quali sono queste famose modifiche che si vogliono fare. L'importante è che non si riducano le risorse, perché la questione fondamentale è che nei prossimi mesi noi avremo un aumento della povertà assoluta, e se si diminuisce l'unico strumento che al momento è in campo, poi se qualcuno ne pensa un altro ne discuteremo. Secondo lei mette mano davvero al reddito di cittadinanza o non ha convenienza politica in questa prima fase? Meloni. Non lo so cosa farà la Meloni, penso che ne parlerà molto, ma alla fine, diciamo, in una fase come questa privarsi dell'unico strumento di contrasto alla povertà assoluta sia estremamente pericoloso, siccome mi sembra, diciamo, al di là dei proclami, che la Meloni sia particolarmente cauta poi nella sostanza, mi sembra che poi, diciamo così, ai roboanti proclami della campagna elettorale siano seguiti, diciamo, siano seguite posizioni molto più mainstream, diciamo. Ecco, mi pare che da questo punto di vista tutto consigli di non andare in questo momento a creare quindi un grande realismo, mi sembra che ci sia stato da questo punto di vista. Mi pare che nessuno veramente in questo momento abbia convenienza ad andare ad inasprire, diciamo, in questa fase. Senta, Conte dice che le armi non sono più necessarie e poi esplicitamente nelle ultime ore ha detto proprio non voteremo un nuovo invio. È d'accordo, non sono più necessari gli invii di armi? Credo che questa
che si possa decidere unilateralmente quando sono necessarie e quando non sono necessarie finché c'è un conflitto in atto. Quello che penso invece però debba essere sottolineato è che probabilmente si deve chiedere all'Europa, questo sì, un'iniziativa politico-diplomatica che fino a qui non c'è stata. Le è piaciuta l'idea del capogruppo della Lega Romeo che ieri in coda al suo intervento ha detto il governo si faccia promotore di una conferenza con Francia e Germania, conferenza di pace? Ma mi paiono questioni assolutamente estemporanee. Tra l'altro il tema è proprio quello invece di avere tutta l'Europa che si muova come soggetto politico e sia in grado anche di essere interlocutore di quelle grandi potenze a livello globale che possono contenere l'iniziativa di Putin. Questa mi sembra una questione fondamentale. Cioè un'Europa meno, più autonoma rispetto alla NATO, è questo che... Un'Europa che svolga il suo ruolo, cioè un'Europa che sia in grado di essere anche un ponte. Ma il tema è il rapporto con la NATO, non c'è qualcosa... Ma l'Europa è una cosa e la NATO è un'altra. Che cosa sia l'Europa in questi mesi si è capito poco, nel senso che non è riuscita a esercitare un proprio ruolo autonomo e distinto. La NATO è un'alleanza difensiva, l'Europa dovrebbe svolgere un ruolo di carattere politico anche proattivo nei confronti di soggetti che in qualche modo possono contribuire a costruire un nuovo equilibrio a livello globale. Questo ruolo oggettivamente non c'è stato. Ci saranno bandiere contro la NATO alla manifestazione alla quale parteciperà anche il PD, quella del 5 novembre, secondo lei? Se ci saranno non le porteremo noi, quindi vado ora poi... Lei ci andrà. Se compatibilmente con gli impegni ci andrò, ma le dico questo però, io vado da quando sono ragazzo alle manifestazioni. Alle manifestazioni arrivano bandiere di tutti i tipi, non è che si può fare il vaglio preventivo. Quello che impegna e caratterizza una manifestazione è la sua piattaforma e quella piattaforma è una piattaforma assolutamente condivisibile. Senta, le vorrei far sentire che cosa ha detto ieri in aula al Senato, l'avrà sentito però lo risentiamo insieme, l'ex magistrato antimafia Roberto Scarpinato che oggi senatore dei 5 Stelle in aula. Desta viva preoccupazione la volontà da lei ribadita di volere mettere mano alla Costituzione per instaurare una Repubblica presidenziale che in un paese di democrazia fragile e incompiuta, in un paese nel quale non esiste purtroppo un sistema di valori condivisi, potrebbe rivelarsi un abile espediente per una torsione autoritaria del nostro sistema politico per far rivivere il vecchio sogno neofascista dell'uomo solo al comando nella moderna forma della cosiddetta democratura o della democrazia liberale. Allora, condivide questa paura, questa definizione? Poi c'è stato anche un richiamo, Scarpinato è stato anche molto duro nell'indicare legami non del tutto rescissi a suo avviso tra... la destra attuale e alcuni esponenti che comunque hanno rapporti con il mondo di neofascista, dell'eversione, e ha citato e ha fatto il nome di Pino Rauti come contatti con questo mondo. E poi c'è stata la risposta molto dura di Giorgia Meloni che ha ricordato i fallimenti di alcuni, del primo giudizio sul processo per Nino Borsellino. Lei è stato anche ministro della giustizia. Come legge questa polemica, anche l'applauso che c'è stato in aula, e vede questo rischio nella proposta del presidenzialismo? Cioè una democrazia incompiuta e fragile, quella italiana? No, io penso davvero che siamo nell'ambito delle armi di distrazione di massa. In un paese che ha l'inflazione per le fasce più basse di reddito al 14%, far diventare il centro dell'ordine del giorno il tema del presidenzialismo mi sembra un'ottima idea. Che francamente è tutta a favore di chi vuole evitare di fare i conti con la questione sociale. Questo è il punto. In questa polemica vede però tracce di contrapposizione ideologica, il tema di magistrati che dice seguono un teorema ideologico, ha detto Giorgia Meloni. I magistrati credo che dovrebbero smettere di fare i magistrati quando entrano in Parlamento e fare i parlamentari. Le repubbliche presidenziali non sono sostenute e proposte soltanto da forze di derivazione fascista, quindi non vedo un nesso
automatico tra l'idea di una repubblica presidenziale o semipresidenziale e, diciamo così, è un'impostazione politica di origine fascista. E dopodiché che il rischio che una repubblica presidenziale o semipresidenziale fatta in un certo modo, in una certa temperie, possa avere anche una curvatura autoritaria esiste. Se ne discuterà quando sarà il momento, ma quello che dico io è questo il momento. Cioè, noi in questo momento in cui le persone non arrivano in fondo al mese apriamo uno scontro nella società italiana sul tema del presidenzialismo. A me francamente sembra una cosa fuori dal mondo. Non pensa che possano andare in parallelo? Come giudica l'apertura di Renzi su questo? Per quelli che non arrivano in fondo al mese questo parallelo non regge. Io penso che in questo momento un governo in carica si dovrebbe occupare esclusivamente di questo. E far fronte al caro energia, occuparsi della questione di ritessere una rete anche a livello europeo che gli consente di avere regole migliori, più favorevoli per il nostro paese, affrontare il tema delle crisi industriali, cioè quello che abbiamo provato a fare in questi mesi, a volte bene, a volte male, ma io ripeto, se ricominciamo a parlare di immigrati, di Repubblica Presidenziale che è l'elemento nuovo e si strizza un po' l'occhio, e questo è un danno invece di carattere strutturale all'evasione fiscale, noi stiamo facendo un danno al Paese senza risolvere nessuno dei suoi problemi. Però è molto chiaro, però le chiedo, diciamo, una valutazione politica di due aspetti su questo, cioè uno, appunto, comunque Renzi ha dato dei segnali di apertura sia sul presidenzialismo, quindi su un tavolo di riforme costituzionali, sia sull'idea di una commissione d'inchiesta sul Covid. Ci potrebbero essere, ha sbagliato ad aprire, è stato anche molto duro nei confronti dell'opposizione, del PD anche, molto critico ieri. Resta questa differenza e quindi sarà difficile fare un'opposizione comune con il terzo polo? Ma a me sembra evidente qual è il disegno di Renzi, e io non so se si possa più annoverare tra le forze di opposizione, nel senso che uno che interviene al Senato nel giorno della fiducia al governo e attacca le altre forze di opposizione, anziché fare dei rilievi al governo, si colloca da solo. Lei pensa che le opposizioni, che il PD deve fare opposizione cercando questo coordinamento a tutti i costi, comunque con i 5 Stelle primis, o non è il caso che ognuno intanto vada per sé, faccia certo, le sue politiche, ma, allora, si ridefinisca, ognuno, anche alla luce del congresso che dovete fare? Distinguiamo le due cose. Un conto sono le alleanze, le vedremo più avanti, le dovremo vedere nei singoli passaggi amministrativi, per le politiche si costruirà un campo o non si costruirà un campo, ma ci sono 5 anni. Adesso il tema è individuare alcuni obiettivi comuni che in qualche modo consentano nella battaglia parlamentare di non essere tutte le volte divisi di fronte a una maggioranza che comunque mostra o ha mostrato progressivamente una compattezza, con il voto di fiducia alla fine lo ha fatto. Queste sono due cose tra loro distinte. Io penso che in questa fase questa ricerca vada fatta, dopodiché non è che siccome non si trova un patto d'azione comune, allora aspettiamo. Intanto ognuno farà il suo. Invece il congresso si deve aspettare per forza. Mi diceva prima dell'inizio della trasmissione che ci sono proprio delle regole per cui non potrà essere prima di marzo. Il congresso si cambia lo statuto o comunque è molto difficile pensare di tagliare, diciamo, i tempi. E nel frattempo io penso che comunque vada fatta una discussione molto rapida del gruppo dirigente su come impostare la battaglia di opposizione e anche su come legare la battaglia di opposizione a livello parlamentare con la battaglia nella società italiana, su quei punti che dicevo. Guardi, io non mi stancherò nei prossimi giorni, nelle prossime settimane di insistere su questo. Agli italiani in questo momento la preoccupazione principale è arrivare in fondo al mese, siano lavoratori dipendenti, siano lavoratori autonomi, siano piccoli imprenditori. Ci sono grandi squilibri, si sono determinate delle grandi concentrazioni di ricchezza. La politica deve lavorare per ridistribuire questi, per riequilibrare questo, ma ciò lei che si candida si è al congresso? Guardi, io quando ho deciso di candidarmi non ho detto che mi candidavo, l'ho fatto. Adesso quello che sarebbe molto importante è che nella discussione che si sta svolgendo, le persone che dicono di volersi candidare o alludono al fatto di candidarsi smettessero di esibire la loro autobiografia, che ormai è sufficientemente nota, e iniziassero a dire che cosa vogliono fare. Su questi punti, su quelli dell'agenda della quale stiamo discutendo in questo momento, evitiamolo come la peste, la discussione che si basa sulla questione dei tempi. Io voglio fare più veloce, io voglio fare più lento, magari per farsi fare due righe dentro il pezzone che riguarda il congresso del partito. Adesso, se uno vuole parlare del congresso del partito,
dica che cosa vuole che faccia il partito nei prossimi anni e come vuole che il partito si collochi, se vuole dare una mano al partito in questa fase. Senta, le chiedo se ci sono giornali, pezzi di Michele Serra, con ci sono stati, di Concita De Gregorio, ieri di Cacciari, e i giornali di destra dicono c'è una fascinazione di un pezzo di sinistra per Meloni. Questo rende più difficile fare opposizione? Lei la vede questa fascinazione? Sì, certo che la vedo, è una tradizione italiana quella in qualche modo di correre in soccorso del vincitore. E in alcuni casi lo si fa in buona fede, pensando di cogliere qualche elemento, come dire, di vicinanza, in alcuni casi lo si fa pensando ad altro. E in tutti i casi anche questa non è una cosa che ci deve distrarre, perché i prossimi mesi ci diranno con chiarezza la gravità della crisi sociale e noi dobbiamo stare su quello. Guardi, non andiamo dietro, lo dico con molto rispetto, al dibattito del giorno dopo, al dibattito della stampa progressista, che pure ci deve aiutare a far riflettere. Andiamo dietro al dibattito che si sta determinando in questo momento nelle fabbriche, nelle scuole, perché quella è la discussione che ci deve interessare di più. Ho soltanto 30 secondi veri, però vorrei farle la domanda ancora su Conte, perché l'abbiamo lasciato lì. È tornato a essere punto di riferimento dei progressisti, nel senso la sua collocazione a sinistra ormai è certa, e se lei dovesse dire chi è Conte e quanto è pericoloso, qualcuno dice potrebbe anche dividersi il PD per seguirlo. Il Movimento 5 Stelle si è posto su una condizione di sinistra, comunque diciamo posizione di critica, diciamo, alle diseguaglianze, questo è oggettivamente vero. Lo fa però con strumenti che sono battibili, nel senso che lo fa prevalentemente utilizzando una leva, l'unica leva, che è quella dell'aumento della spesa pubblica. Ora, non si può affidare il riscatto, non si può affidare la battaglia contro le diseguaglianze soltanto all'aumento della spesa pubblica. Questo fa dire che per una forza che si collochi, diciamo, in un alveo socialista, per una forza che dica con chiarezza che vuole lavorare per una società che sia più giusta, e lo dica con più chiarezza di quanto non ha fatto il PD fino ad oggi, esiste uno spazio, e la posizione di Conte non è particolarmente temibile, se però sappiamo con esattezza in che direzione vogliamo andare. Grazie Andrea Orlando. Linea Andrea Pancani, Coffee Break, buona giornata. Omnibus torna domani.